Bentornati amici anche questo mercoledì con un nuovo video su YouTube. Quest'oggi parliamo di elezioni regionali perché, come sapete, in Friuli Venezia Giulia si è eletto il nuovo presidente del Consiglio regionale. Ha vinto Massimiliano Fedriga della Lega, coalizione di centrodestra. Ho intervistato il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, diversi militanti del movimento della Lega e altre personalità, istituzioni del territorio del Friuli Venezia Giulia. Vi auguro quindi buone interviste, noi ci rivediamo fra pochissimo. Massimiliano, una velocissima dichiarazione, come stanno andando queste prime ore dopo le elezioni? Bene, c'è l'entusiasmo e da domani però si inizia a lavorare, quindi bisogna mettere i piedi piantati per terra e pensare che le cose da fare sono difficili e avremo grandi battaglie davanti. Con il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, cosa significa la vittoria di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia? Beh, sai, la città in questo momento di Trieste sta vivendo un momento importante col Porto Nuovo, col Porto Vecchio, con i grandi investimenti che stanno facendo anche gli stranieri, pensa solo alla Cina, per cui avere un governo di centrodestra, in questo momento il governo della regione, ci sta molto bene, abbiamo dei grandissimi progetti per cui sono molto molto soddisfatto. Con Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, cosa cambierà adesso che Massimiliano è stato eletto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia? Ma intanto è una giornata di grande soddisfazione perché dopo 5 anni di un governo che ha ridotto questa regione in una situazione abbastanza drammatica, soprattutto dal punto di vista della sanità, del rispetto degli enti locali, finalmente c'è una boccata di ossigeno, di dignità, di rispetto. E noi siamo molto convinti, e l'amministrazione che governo io un po' lo dimostra, che le promesse sono tali solo se poi possono essere realizzate. Noi a Monfalcone stiamo dimostrando che quello che abbiamo detto riusciamo a farlo. Anche oggi i cittadini l'hanno confermato, perché ieri il voto è stato importante, abbiamo raccolto un comune che aveva una percentuale, diciamo, di appoggio della coalizione molto bassa. La Lega ieri ha fatto il 35% a Monfalcone, confermando la bontà del lavoro che noi stiamo facendo. Di conseguenza io credo che assieme a Massimiliano Fedriga, che è stato sicuramente il miglior candidato presidente che questa regione potesse avere, riusciremo a riprenderci dei diritti e direi anche la dignità, e anche forse come dire, la possibilità di guardare al domani in prospettiva migliore per i nostri giovani che avevano fatto smarrire. Con Serena Tonelle, assessore qui al comune di Trieste e anche militante della Lega. Senti, come valuti questa elezione di Massimiliano Fedriga in regione? Ma io credo che Massimiliano farà grandissime cose per questa regione. È una persona molto preparata, ha buon senso, e credo appunto che da qui possa partire quella rivoluzione del buon senso che è iniziata un po' in tutto il paese, l'ha lanciata Matteo Salvini, ma anche qui in Friuli Venezia Giulia sapremo coglierla. Sono sicura che con Massimiliano sapremo creare quelle sinergie per attivare la nostra economia, attivare i servizi migliori, penso per esempio alla sanità e tutto quello che i cittadini chiedono e di cui hanno bisogno. Con Massimiliano Panizzut, recentemente neoeletto onorevole, nonché organizzativo responsabile della regione Friuli Venezia Giulia per la Lega. Come è stato gestire le elezioni e la campagna elettorale per la Lega in questo ultimo periodo? Diciamo che in 29 anni di militanza della Lega questa è stata forse la sfida più bella, più emozionante, perché ovviamente ha visto candidato un amico, Massimiliano Fedriga ovviamente, per cui c'era un doppio coinvolgimento. Per quanto riguarda l'organizzazione vera e propria, diciamo che come ogni volta facciamo sempre fatica, ma alla fine riusciamo a spuntarla e i risultati sono arrivati, la gente ha partecipato, i militanti si sono dati da fare. Io non mi fermo, c'è sempre tutto da sistemare, per cui da domani si inizia a lavorare per vedere di sistemare la struttura. Faremo tesoro delle cose che abbiamo dimenticato, degli errori che abbiamo fatto. Non sono stati fatti con cattiveria, ma proprio per mancanza di risorse sia umane che economiche dopo i fatti che sono successi. Per cui sempre avanti. Con Stefano Ceretta, vice sindaco del comune di Gorizia. Stefano, oggi un grande risultato, direi un risultato storico. Tu come lo interpreti? Io lo interpreto innanzitutto perché il popolo ha voluto dare un chiaro segnale
dopo anni di un governo malato, e oggi siamo qui a festeggiare finalmente. È una festa bellissima, siamo molto felici, tra l'altro con un grande risultato, con un grande presidente che ha dimostrato veramente una grande solidità, soprattutto nei suoi punti per quanto riguarda il programma, che sono molto chiari e sono sicuro che avranno un'applicazione anche rapida e veloce, perché questa regione, ahimè, ha bisogno assolutamente di interventi immediati, proprio per porre anche rimedio a dei disastri dopo 5 anni di governo PD e centrosinistra. Perciò, che dire, veramente sono felice, è un risultato incredibile per la Lega e per tutte le persone che hanno lavorato e che ringrazio veramente personalmente una a una, perché sono state veramente tutte bravissime e fantastiche. Con Simone Pollesello, uno dei giovani che si è messo in gioco in questa tornata di elezioni regionali, come è andata e come valuti queste elezioni? Ma è un risultato storico sia per la Lega che poi per me personalmente. Tantissimi voti, anche inaspettati, quindi oltre 2000 preferenze, e quindi veramente devo dire grazie a tutti. È una grande emozione, però da oggi si parte, nel senso che abbiamo fatto tante promesse in campagna elettorale e adesso è venuto il momento di portarle avanti. Un risultato storico di Fedriga, della Lega, numeri che mai ci saremmo aspettati, quindi un grande grazie a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Con Giulio Ferluga, coordinatore dei giovani della Lega qui a Trieste, consigliere comunale a Muggia, qualche opinione su questa vittoria storica di Massimiliano Fedriga? Sono particolarmente orgoglioso del mio comune a Muggia, dove abbiamo stravinto col 36%, il comune che ricordo è sempre stato di sinistra, ma per fortuna non lo è più e non lo sarà mai più. Quindi insomma soddisfatissimo, l'unica macchia su queste elezioni è stata l'astensione che un po' mi ha fatto un po' di tristezza, ma penso che Max in questi 5 anni saprà recuperare la gente e portarla nuovamente al voto. Con Pamela Rabaccio, militante della Lega, come valuti queste elezioni? Come hai vissuto l'esperienza di queste elezioni regionali? Allora, sono molto entusiasta del risultato, ci tenevo particolarmente perché non è un risultato solamente per la regione, ma un segnale per l'Italia e perché no anche per l'Europa. E con questo chiudiamo questa serie di interviste e anche il video settimanale. Mi auguro che vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo fra 7 giorni sempre su questo canale YouTube. Mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e condividetelo con tutti quanti i vostri amici per aiutarmi a farlo conoscere. Commentate con tutte quante le vostre idee per farmi sapere le vostre opinioni, mi farà davvero piacere e vi risponderò certamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Ciao!